Prima di andare al video, non dimenticarti di iscriverti e di lasciare un like per supportare il canale. Senti molto dolore? Sapevi che il dolore può essere un segno che hai il colesterolo alto? Scoprilo nel video di oggi. Il colesterolo alto di solito non ha sintomi, ma ci sono delle eccezioni. Il colesterolo costantemente alto può ostruire le arterie, che a loro volta provocano dolore in alcune aree del corpo. Il colesterolo è necessario per la formazione di cellule sane. Ma se è troppo alto può alterare l'equilibrio del corpo e causare una serie di problemi di salute. Sfortunatamente, i sintomi del colesterolo alto non si manifestano fino a quando il danno non è già stato fatto. Quando alcune arterie sono ostruite dal colesterolo, le parti del corpo ad esse collegate possono avvertire dolore. Ad esempio, se le arterie delle gambe sono ostruite, può causare dolore quando si cammina. Inoltre, il colesterolo alto è anche correlato all'età, al peso, alla pressione alta e al diabete. I fattori che aumentano i livelli di colesterolo, oltre alla predisposizione ereditaria, sono il sesso, l'obesità, una dieta scorretta, il consumo di alcol, il fumo, la mancanza di esercizio fisico, eccetera. Il problema è che l'unico modo per rilevare la malattia sono gli esami del sangue fatti regolarmente. Se ti è stato diagnosticato il colesterolo alto, è importante cambiare il tuo stile di vita per ridurre il rischio di infarto o ictus. Inoltre, smettere di fumare è uno dei cambiamenti più importanti che dovresti apportare alla tua salute. È importante sostituire i grassi saturi, come burro, strutto, carni grasse e formaggio, con grassi insaturi. Se sei di sesso maschile e hai tra i 19 e i 64 anni, dovresti limitare l'assunzione di grassi saturi a 30 grammi al giorno. Se sei una donna, l'assunzione non deve superare i 20 grammi al giorno. Includi anche buone fonti di grassi insaturi nella tua dieta, ad esempio come olio d'oliva, olio di girasole, olio di mais, ma anche noci e frutta secca. Non dimenticare di aggiungere anche gli avocado alla tua dieta. Piaciuto il video? Metti mi piace e condividilo con i tuoi amici. E non dimenticarti di condividere la tua esperienza con noi.